direttamente dalla suite 719 di Appartamento al Plaza incontriamo Claudio Rombolà, regista ed interprete di questa commedia che va a chiudere la stagione teatrale della Compagnia del Grillo 2011-2012. Allora, finalmente ci siamo arrivati, spieghiamo, evidentemente c'è stato qualcosa che vi ha spinto poi a spostare in avanti l'ultimo spettacolo, cominciamo da qui. Beh sì, doveva andare in aprile, e tra l'altro non era questo, era sempre un lavoro di Neil Simon che era Rumours. Invece abbiamo dovuto poi optare per Appartamento al Plaza, che ovviamente non è un ripiego dal punto di vista tecnico o letterario, poi è lo stesso autore, ma perché abbiamo avuto qualche piccolo inconveniente: Sabina Ventrice che ha avuto un piccolo infortunio e quindi è rimasta fuori, Salvatore Frangipane anche lui ha avuto qualche piccolo problema, insomma abbiamo rivisto tutto e ovviamente questo ci ha comportato 3 mesi di ritardo. Beh, comunque salvaguardato l'interesse degli abbonati e degli appassionati di teatro che trovano l'1 e 2 agosto, già ieri si è consumata la prima serata, questo ultimo appuntamento con il Teatro del Grillo. Cominciamo, ieri è andata bene? Sì, è andata bene, la sala era piena, il pubblico molto soddisfatto, sì, avevamo anche fatto un'anteprima il giorno precedente come nostra tradizione, anche per assaggiare un po' gli umori del pubblico, mi pare molto bene, e poi riconfermiamo questa uscita estiva comunque della Compagnia del Grillo che ormai si rinnova da qualche anno, con abbinata la cena all'interno del Borgo del Cafone, ovviamente una cena facoltativa. E, insomma, è un bel appuntamento che riserviamo soprattutto, oltre che agli abbonati, ai nostri fedelissimi spettatori, anche ai turisti, insomma. Riprenderemo tra l'altro questo spettacolo sempre nel mese di agosto, immagino immediatamente prima o immediatamente dopo Ferragosto, adesso vedremo le disponibilità. Per mettere l'appetito ai nostri appassionati parliamo un po' dello spettacolo, una commedia di 40 anni fa che, come scrivete nella recensione, è attualissima. Un argomento attualissimo. È attualissima. Guarda, il filo conduttore di questa commedia è i muri della suite 719 del celeberrimo Hotel Plaza. E questo serve solo come pretesto per raccontare storie che questi muri, chissà quante storie hanno vissuto, quante potrebbero raccontarne. Neil Simon ne racconta 3, ma c'è anche un altro elemento che unisce le 3 storie, che sono le preoccupazioni, le incertezze, le difficoltà della vita insieme, della vita matrimoniale, e le esamina sotto 3 profili diversi, in 3 storie che in un crescendo vanno dalla commedia pura, con anche qualche pizzico di amarezza, anche alla commedia più sostenuta, più ridanciana, se vogliamo, in un crescendo che va dal primo al terzo episodio. E il resto lo vedremo qui al Teatro del Grillo. Questa sera, secondo appuntamento con Appartamento al Plaza, ma vi aspettiamo poi per i prossimi appuntamenti del Teatro del Grillo. Grazie Claudio. Grazie a voi. Ciao a tutti.